Ma salve Pokémellari, e bentrovati col salotto di Aldo. C'è qualcosa di diverso. Di sicuro i più attenti se ne saranno accorti. Forse per il fatto che non siamo in un salotto, né tantomeno nel mio salotto, ma in una camera d'albergo. Comincia oggi sul nostro canale una nuova serie, uno spin-off della serie regolare del salotto di Aldo, in cui io vi porterò con me nei miei viaggi. Quindi non aspettatevi curiosità legate a film, videogiochi o libri, ma si parlerà soltanto di viaggi e storia dell'arte. Ma lasciando da parte questa introduzione e la maglia, che è una gran figata, che, per cui devo ringraziare Falco, De Feli e soprattutto Matt, diamo inizio a Il Salotto di Aldo On Tour! La prima tappa del Salotto on Tour mi ha portato a Rasilia, un piccolo comune e barra una piccola frazione in provincia di Fronigno, quindi siamo sempre in Umbria. E andiamo a vedere com'è fatta. Conosciuto anche come Borgo dei Ruscelli, Rasilia sorge a circa 18 km da Foligno e fa parte della provincia di Perugia. Le prime notizie del paese risalgono al XIII secolo, in cui veniva chiamato Curtis de Rasilia, ed era fiancheggiato dall'antica Via della Spina, importantissima per i traffici commerciali tra Adriatico e Tirreno, e in particolare fra Roma e la Marca Anconetana. Nella prima metà del 600, diminuita la sua importanza militare, Rasilia si è affermata per le attività artigianali, grazie alla forza idrica proveniente dal fiume Menotre. La grande abbondanza d'acqua del canale interno fu sfruttata per sviluppare l'economia e determinò il formarsi, lungo il suo corso, di numerosi opifici. Gualchiere, mulini a grano, lanifici e tintorie che eseguivano la lavorazione di stoffe pregiate. Tali opifici rimasero attivi per tutto l'Ottocento e la prima metà del Novecento. Le acque del Menotre scorrono attraverso opere di canalizzazione, determinando un intreccio di invasi e cascatelle all'interno del paese. Il Menotre, nei secoli, è stato sfruttato per uso irriguo dei mulini del paese e delle centrali elettriche di tutta la zona. Insomma, una cosa è certa, qui a Rasilia l'acqua non manca. Sul finire degli anni 90 del secolo scorso, con la chiusura delle attività industriali, gran parte degli abitanti si è spostata a Foligno, mentre, a seguito del terremoto del 1997, la popolazione si è spostata presso il villaggio delle sorgenti, costituito da fabbricati in legno e ubicato esternamente al nucleo urbano. E qui, ragazzi, potete ammirare un esemplare di Weedle allo stato selvatico. La seconda tappa del tour mi ha portato a Norcia. È una bellissima cittadina in cui è possibile vedere tutte le norcinerie e soprattutto assaporare i salumi tipici della zona, soprattutto le specialità umbre, che sono davvero tanto di cappello. Norcia si trova a 98 km da Perugia, il capoluogo umbro, e sorge nel punto di raccordo della Valnerina e i Monti Sibillini. La sua fondazione risale al V secolo a.C. per opera dei Sabini. La città venne conquistata dai Romani intorno al III secolo a.C., sino a divenire prima prefettura nel II secolo. Con la decadenza dell'Impero Romano d'Occidente e le invasioni che ne conseguono ad opera delle popolazioni barbariche, Norcia viene a più riprese saccheggiata e devastata, prima dai Goti e quindi dai Longobardi, i quali nel 572 la sottomettono e la soggettano poi al Ducato Longobardo di Spoleto. Proprio in questo periodo, alla fine del V secolo, Norcia vede la nascita del suo cittadino più illustre, San Benedetto, fondatore del monachesimo occidentale. Il fulcro artistico monumentale della città ruota intorno alla sua piazza centrale, dove, con un'organizzazione rinascimentale, si concentrano gli edifici simbolo dell'identità norsina, quali la Basilica di San Benedetto, il Portico delle Misure, la Cattedrale di Santa Maria Argentia, il Palazzo Comunale e il Monumento a San Benedetto da Norcia. Le attività tradizionali legate alla lavorazione della carne di maiale e della raccolta del tartufo nero, unite alla bellezza paesaggistica del comprensorio montano, ne fanno una meta discretamente ambita da parte di clientela anche internazionale, che, soprattutto in estate, affolla i numerosi alberghi e centri di ospitalità. I prodotti di carne suina, tipici di Norcia, trovano la loro peculiarità nelle tecniche di produzione, assolutamente tradizionali.
Uno fra i prodotti più celebri è il prosciutto di Norcia, premiato con il riconoscimento del marchio IGP già nel 1998. Sfortunatamente, non mi è possibile mostrarvi tutte le bellezze della città, a causa dei danni causati dai terremoti del 24 agosto e 26 ottobre 2016, i quali sono ancora sotto gli occhi di tutti, con svariate zone inaccessibili e, ahimè, il crollo della concattedrale di Santa Maria Argentia, di cui è possibile ammirare solo la facciata. Terza tappa del Salotto on Tour. E quest'oggi siamo ad Orvieto, una delle mete più belle dell'Umbria, nonché teatro di una delle architetture più belle dell'intero paese, il suo Duomo. Orvieto sorge su una rupe di tufo che domina la valle del fiume Paglia. Con 281 km² di superficie, è uno dei 50 comuni più estesi d'Italia e conta quasi 9.000 abitanti. Tra le attività economiche più tradizionali, diffuse e attive, vi sono quelle artigianali, come la lavorazione della ceramica, del ferro battuto, quella orafa e l'arte del merletto. Sono rinomati anche i laboratori di intarsio, di intaglio, di scultura, di ebanisteria e di falegnameria. Denominata dai romani Volsini, sorgeva nei pressi di un famoso santuario etrusco, Fanum Voltumne, meta ogni anno degli abitanti dell'Etruria, che vi confluivano per celebrare riti religiosi, giochi e manifestazioni. Dopo il crollo dell'impero romano d'Occidente, Orvieto divenne dominio dei Goti fino al 553, quando, dopo una cruenta battaglia e un assedio, fu conquistata dai bizantini di Belisario. Successivamente, dopo l'istituzione del Ducato di Spoleto, divenne Longobarda. Poco prima dell'anno 1000, la città, posta sulla linea di confine dell'Italia bizantina, di cui costituiva un importante nodo strategico, tornò a rifiorire, espandendo il suo tessuto urbanistico con la costruzione di fortificazioni, palazzi, torri e chiese. Durante il Risorgimento italiano, Orvieto rimase parte dello Stato Pontificio fino alla campagna piemontese in Italia centrale del settembre del 1860. L'edificio più importante di Orvieto, nonché uno dei luoghi di culto cattolici più conosciuti al mondo, è la Cattedrale di Santa Maria Assunta, meglio nota come Duomo di Orvieto. Quattro contrafforti verticali a fasci, terminanti ciascuno con una guglia, dividono la facciata in tre settori. Le linee verticali sono ben equilibrate dalle linee orizzontali del basamento, della cornice che limita i rilievi e della loggia con archetti trilobati. I mosaici della facciata, realizzati da vari autori prevalentemente nel XIV secolo, sono stati nei secoli successivi pesantemente restaurati e rifatti, perdendo le forme e lo stile originari. Toglie il fiato, non è vero? È una meraviglia architettonica a cui io davvero non riesco a resistere, rimango sempre a bocca aperta ogni volta che lo vedo. La città di Assisi è situata sul versante nord-occidentale del Monte Subasio, in posizione moderatamente rialzata rispetto alla Valle Umbria settentrionale, a circa 26 km a sud-est di Perugia. Le tracce più antiche della presenza umana nel territorio assisiate risalgono al Neolitico. I Romani, nel 295 a.C., con la Battaglia del Sentino, imposero definitivamente il loro dominio anche nell'Italia centrale. La città umbra ebbe il nome di Assisium e fu monumentalizzata a partire dal II secolo a.C. Nel 1174 fu assediata e conquistata da Federico Barbarossa e divenne dominio imperiale, ma sollevazioni popolari inaugurarono ben presto l'epoca comunale. Tra il 1181 e il 1182 nasce ad Assisi Francesco, figlio di Pietro Bernadone e Madonna Pica, il futuro santo che, con la sua opera, segnerà la storia del luogo e dell'umanità. Nel 1860, con plebiscito unanime, aderì al nascente Stato italiano. Tra le attività economiche più tradizionali, diffuse e attive, vi sono quelle artigianali, come la lavorazione della ceramica, del ferro battuto e del legno. Sono rinomati i laboratori di oreficeria, di intarsio, di intaglio, di ebanisteria, quelli delle sculture religiose a cesello, oltre che l'arte del restauro, che spazia dai mobili agli strumenti musicali e quella del vetro. La piazza del comune è divenuta il fulcro della città solo a partire dal XIII secolo. Il lato settentrionale è imperniato sul Tempio di Minerva,
alla sinistra del quale venne edificato il Palazzo del Capitano del Popolo, restaurato e dotato di merlatura nel 1927, insieme all'adiacente Torre del Popolo, campanile civico ai cui piedi si trovano murate le misure trecentesche di mattoni, tegole e tessuti in uso della città. Con la costruzione del Palazzo dei Priori fu completato anche il lato meridionale. La fonte di piazza con tre leoni sul lato orientale è cinquecentesca, mentre il Palazzo delle Poste sul lato occidentale risale al 1926. E insomma, alla fine siamo arrivati nel cuore di Assisi, al suo monumento più importante, ovvero la Basilica di San Francesco, uno dei monumenti storici e architettonici più importanti dell'intera Italia. Voluta da Papa Gregorio IX, la sua costruzione ebbe inizio nel 1228 e sorge sulla collina inferiore della città, dove, abitualmente, venivano sepolti i senza legge. Venne consacrata il 25 maggio 1253 da Papa Innocenzo IV. L'edificio si compone di due differenti basiliche, denominate Basilica Superiore e Basilica Inferiore. La struttura abbastanza semplice venne presto modificata secondo linee più maestose, ispirandosi in parte all'architettura romanica lombarda, con nuove suggestioni gotiche legate agli edifici costruiti dall'ordine cistercense. Si andò così diversificando la doppia funzione dell'edificio: sotto chiesa tombale e cripta, sopra aula monastica, spazio per le prediche e cappella papale. Le decorazioni d'affresco della Basilica Inferiore sono ad opera del maestro di San Francesco, a cui seguì Cimabue. Quest'ultimo ha realizzato un capolavoro nel transetto destro della Basilica Inferiore, denominato La Maestà. Tuttavia, l'opera più splendida e ammirabile nella Basilica Superiore sono le 28 storie di San Francesco, attribuite a Giotto e realizzate tra il 1292 e il 1298. Il terremoto del 26 settembre 1997 ha causato profonde lesioni alla Basilica Superiore, con il crollo della volta in due punti e ingenti danni al timpano sud del transetto. Il terremoto ha anche causato 4 vittime, che oggi sono ricordate con un'iscrizione all'ingresso della Basilica. Siamo tornati all'aria aperta, dopo esserci fatto un bellissimo tuffo all'interno della storia dell'arte. Insomma, questo salotto on tour è incredibile, riserva tante sorprese, vero? Così siamo arrivati alla fine del salotto on tour. Ripeto, questo è stato un esperimento che volevo fare da tanto tempo, ovvero rendervi partecipi dei miei viaggi su questo piccolo canale. E noi ci salutiamo. Ci rivedremo col prossimo episodio del salotto di Aldo, o magari con il prossimo salotto on tour. Se questa serie vi è piaciuta, fatemelo sapere.